In diretta, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, si spera almeno sia una buonasera. Ora, aspetto che si connetta come sempre un po' di gente. È la prima volta che mi capita di fare una diretta sotto, almeno in pigiama. Dovevo smascherarmi, ve l'ho detto, è la verità. In realtà sono in pigiama. Comunque. Vista la quarantena, non avevo molte alternative. Come va? Come va? Come state? State sopravvivendo? Da noia, più che altro. E state sopravvivendo anche alle dirette, perché vedo tutto il giorno, vengo su Instagram, dirette in continuazione da parte di chiunque, quindi c'è un po' questo tentativo di tenere impegnata la gente. Ok, aspetto come sempre qualche domanda, nel frattempo sparo qualche cagata come al mio solito. Vedo le persone sempre più impanicate sul come allenarsi. C'è chi usa bottiglie d'acqua, ho visto uno fare stacco con due cestelli d'acqua, utilissimo. Gente che solleva fidanzati, gente che solleva nonne, gente che solleva divani. Ho paura che se la situazione continua in questo modo uscirà parecchia gente. Parecchia gente di testa. Mi avete chiesto di fare un video, almeno nell'altro mio canale, mi avete chiesto di fare un video tutorial, qualcosa su come si fanno le verticali. Ci sto pensando su, devo ammettere, non sono la persona più adatta forse per fare un video di questo tipo. Non è decisamente il mio campo, cioè io tutto quello che ho fatto sulle verticali è stato abbastanza improvvisato da autodidatta, però vedo un po' di tenervi impegnati anch'io come posso. Su Project Strength ci sono. Project Strength. Ci sono allenamento al corpo libero? No. Cioè i metodi del libro li usi anche nel corpo libero, però. Tolto un capitolo sulle trazioni, non c'è niente di specifico sul corpo libero. Poi gli schemi sono gli stessi, cioè uno schema del ciclo russo lo puoi applicare anche agli handstand push-up, lo applichi alle trazioni con sovraccarico, cioè lì ci sono metodi. Poi dove usi i metodi lo decidi tu. Che differenza c'è tra il Martini di anatomia o il Capangi? Boh, non conosco il Martini, ho letto solo il Capangi, quindi non ti so dire. Squat rigenerante o stacco con bottiglie d'acqua? No, no, bisogna. Se non è rigenerante questo periodo, non so proprio cosa lo potrebbe essere, no? Quindi squat rigenerante con bottiglie d'acqua. O squat con tutti lunghissimi con bottiglie d'acqua. No, ecco, a proposito, prendo la palla al balzo perché è un concetto che secondo me molti si sono persi sul discorso tutto. È vero che il discorso dei tut è importante, cioè io ho pochi pesi, faccio un tut lungo e compenso questa cosa, cioè faccio un tut 10 secondi a scendere, 10 secondi a salire e compenso il fatto di avere pochi pesi. È anche vero che se ho veramente troppo poco peso diventa completamente inutile quello che sto facendo, cioè deve essere una percentuale minima, un 30-40% del massimale. Cioè fare lo stacco, come ho visto stamattina sul gruppo del project, con due cestelli d'acqua per un totale di 24 kg. Cioè o il tuo massimale è tipo 60 kg o veramente non ne fai niente. Per quanto tu possa usare un tut lungo non è allenante usare dei chili così bassi. Quindi piuttosto scegliete esercizi più complicati, tipo pistol squat, cose di questo tipo. Ma lasciate perdere le bottiglie d'acqua, cioè non. Ora, tolta l'ironia delle bottiglie d'acqua, il peso deve essere entro una certa percentuale dal massimale, se no davvero diventa inutile, davvero diventa più utile fare degli squat a corpo libero, max rep, magari se ne fanno 100, però almeno faccio qualcosa di allenante. Un tut lungo su una percentuale troppo bassa è inutile. Quindi, poi vabbè c'è anche tutto il discorso elastici che io sinceramente odio, però. Se ho una percentuale troppo bassa di carico, l'esercizio che faccio è inutile. Cioè, questo è il punto fondamentale che vedo venire ignorato abbastanza spesso. Migliorate adesso trazione dipole e spinte verticali o mai più? Sì, decisamente. Cioè, se non è questa un'occasione per diventare fortissimi di trazioni, non ce n'è veramente più di occasioni simili. Però
Che poi in generale è, sicuramente può essere utile, nel senso la maggior parte delle persone non è mai uscita da un 3x10, cioè 3x10, 4x8, cioè lavora sempre sugli stessi tut, quindi non saranno 2 settimane, facciamo anche che sarà un sano paio di mesi, però se per un sano paio di mesi lavoro ad alte ripetizioni, ben venga. Cioè, leggevo stamattina un post del coach Eugene, che vi consiglio, simpatico, che diceva quale range è utile per l'ipertrofia? Tutti, tutti. Cioè l'importante è variare, quindi se io tutta la vita l'ho passata a fare 5-12 ripetizioni al massimo, questa è una buona occasione per variare un po' il range ipertrofico, visto che una delle cose principali che causa ipertrofia è il variare range ogni tanto, ben venga variare ogni tanto il range. Oh, scusate, il microfono conficcato nel collo, ok. Quindi questa è una buona occasione per cambiare range, cioè non è che i piegamenti sono da sottovalutare. Vedo tante persone che si inventano. Ho visto uno fare, allora, una panca piana tra due sedie usando due cestelli d'acqua. Ora, per quanto io apprezzi la creatività, se tu ti buttavi per terra e facevi 4 serie di piegamenti a terra tirati, ti allenavi il triplo a confronto. Quindi ok, la scelta dell'esercizio strano, però un effort, uno sforzo ci vuole, perché altrimenti tra una settimana ci siamo tutti rotti le palle di sollevare bottiglie d'acqua. Anche perché prima o poi dovremmo averle queste bottiglie d'acqua, quindi tanto vale cercare qualcosa di pratico da subito. Che poi è pieno di esercizi a corpo libero, cioè piegamenti. Perfetto, ci sono mille varianti di piegamenti. Piegamenti su muro, quelli non sono decisamente da sottovalutare. Se ho un paio di sedie più o meno stabili, posso fare delle dip tra sedie. Questi allenamenti forzati a casa dimostrano che non è capace di allenarsi. Sì, l'ho pensato anche io oggi. Cioè, vedo continuamente gente che pubblica, faccio i piegamenti e non sono capace neanche a fare dei piegamenti. Cioè, è venuto fuori che le persone neanche sanno fare dei piegamenti a terra. Quindi, dal punto di vista pratico, è un vero disastro perché, ok, un minimo di attrezzatura, se uno non è abituato ad allenarsi a corpo libero, ci sta che se ne senta il bisogno. Però veramente ho visto persone totalmente nel panico perché non sanno neanche fare dei piegamenti a terra. Cioè, piuttosto che non fare panca, la fanno con delle bottiglie, ma non fanno delle dip tra due sedie, non fanno un rematore persino sotto il tavolo. Cioè, tu puoi fare un row con il tuo tavolo. Cioè, ci sono mille modi per allenarsi e le persone non lo fanno. È uscito veramente fuori che, tolto quelle quattro cose che si potevano fare in palestra, quelle due cagate ai cavi, fuori da lì non ci si sa come comportare. Triste, estremamente triste. Ho appena acquistato il libro, spacchiamo. Beh, buona lettura, ti terrà sicuramente compagnia nelle prossime settimane. Spero. Se no, è un acquisto. No, scherzo a parte. Fino a ieri si allenavano con carichi submassimali e poi con le bottiglie, ridicolo. Sì, c'è quel meme che mi ha ucciso di Ronnie Coleman con le aspettative, sopra Ronnie Coleman nel famosissimo quello Lightweight Baby, e sotto il tipo che fa uno squat abbracciando un cestello d'acqua. Cioè, sì, come si fa a pensare che sia allenante? Così come questa fissa totale per gli elastici, cioè io, tolta la settimana in cui uno può allenarsi effettivamente con gli elastici, secondo me dopo un tot tutti si sono rotti i coglioni perché gli elastici non sono allenanti, non sono una sostituzione, perché se fossero così validi li usi anche nei periodi normali di allenamento, cioè quando mai uno si mette a fare curl con l'elastico? Mai. Perché? Perché lo sa benissimo che non funziona. Cioè, non è neanche un'alternativa perché varia talmente tanto la curva di resistenza dell'elastico che hai, ok, il massimo di tensione in cima, però per gran parte del movimento non stai facendo nulla. Quindi, prima si capisce come allenarsi a corpo libero nelle proprie possibilità, meglio è. Buonasera, ho intenzione di provare lo Smalo Juve Junior, ma farlo sullo squat. Prova. Non è tanto diverso dallo Smalo normale, quindi ci può stare. Se non sei abituato alle alte rep, è una buona alternativa.
Ciao, non so se mi hai già risposto. Secondo te c'è una frequenza massima settimanale per i dip non zavorrati? No, non ti avevo risposto. E non zavorrati non ti dico tutti i giorni, ma secondo me quasi. Sono più tassanti della panca, cioè la frequenza della panca non la puoi tenere così alta come quella delle dip. Contrario, scusami. La frequenza delle dip non la puoi tenere così alta come nella panca. Però 4 volte a settimana le dips senza sovraccarico le puoi fare tranquillamente, secondo me. Un video sui libri da leggere sull'allenamento durante questo periodo? Ah, beh, sì, perché no? Sono tutti in inglese, cioè in italiano lo conosco poco, però sì, potrei farlo. In effetti è uno dei video da fare che ho lì che non ho mai più fatto, quindi ci sta. Perché no? Volentieri. Il colmo, i bodybuilder che hanno sempre fatto carico i pesi della chicco e si deprimono per qualche mese di stop. Questo è sparare sulla Croce Rossa, direi. E sì, no, diciamo che per tutti quelli che si sono sempre allenati, muscolo centrico, una bella batosta, non riuscire a sentire il pettorale interno. 50enne, neofita, 2 anni di palestra, secco, che alza in 5x5 ma appena 55 di che cosa? Distacco, no, di panca. Boh, che faccio? Mi do la briscola? No, corpo libero. Per terra, piegamenti. Cioè, piegamenti, piegamenti, piegamenti. Buonasera. Una sana marea di piegamenti. Cioè, io mi ricordo quando mi allenavo a casa, prima di ritornare a fare powerlifting, perché mi avevo lasciato perdere, avevo un epicondilite, un'epicrocleite, che per un anno non sono riuscito a fare niente. E mi ero messo lì, mi allenavo a casa, quasi tutto a corpo libero, facevo solo military press con bilanciere. E cazzo, di soli piegamenti, poi quando sono tornato a far panca avevo 110 di massimale. Cioè, non è così di allenante fare dei piegamenti se ne fai tanti. Tanti e vicino a cedimento, li puoi fare piani, li puoi fare inclinati. Cioè, anche solo dei piegamenti ti tengono più che allenato se non puoi fare trazioni, cose di questo tipo. Ovvio, un minimo si perde, però cioè, per molti davvero non capisco il problema. Perché ha problemi nel corpo libero? Anche push-up. Hai consigli? Ho iniziato un mese e mezzo in panca. Ok. E beh, anche per i piegamenti ci sono le classiche progressioni. Cioè, puoi fare i piegamenti poggiato sulle ginocchia. Quando arrivi a una 15-20, passi i piegamenti con le gambe dritte. Trova uno step indietro dell'esercizio che ti permetta di far volume. È possibile dopo aver fatto uno small, avere uno stallo sullo squat? E beh, oddio, boh, qua dipende. Possibile, sì, è possibile tutto, bisogna vedere perché è successo. E nelle trazioni, sì, è uno dei metodi classici per far volume. Ci sta. Il problema a corpo libero sono un po' le gambe. Sì, oggi avevo il mio giornata gambe. Io sinceramente faccio solo pistol squat perché il resto mi rompo abbastanza le palle, ad essere onesto. Ci sono altre varianti, tipo lo shrimp squat, che però è più un esercizio di equilibrio e mobilità, ancora più del pistol. Il pistol almeno lo fai con sovraccarico, lo shrimp, boh. Quello è più difficile da fare con sovraccarico. Quindi pistol, 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 affondi, affondi di tutti i tipi, bulgari, cioè qualcosa ci si inventa. È che già tipo io odiavo allenare le gambe prima, figurati ad alto volume a corpo libero. Mi sto allenando 5 volte a settimana, quindi le serie settimanali per ogni gruppo sono molto dilazionate, uno di esercizi al giorno per ok. Ci sta? Sì, più o meno come faccio io, cioè due, massimo tre esercizi al giorno e sì, non uso i manubri, però. Sì. Io faccio 6 su 7 addirittura, fate così. Troppi numeri, aspetta. Allenamento al TRX. Sì, non sono un amante perché da uomo credo siano pochi gli esercizi che uno trovi allenante al TRX, cioè si spera che il livello sia un pochino più alto. Però, tipo, se uno non fa abbastanza trazioni, cose di questo tipo, va benissimo usare TRX, cose di questo tipo.
Anche per imparare i pistol, uno si tiene e fa un bel po' di pistol. Sono utili anche per fare varianti di affondi, quindi. Sì. Cioè, dicevo, io non sono un amante, poi non ho detto che non funzionano. Cercare qualche protocollo IC nel sistema glicolitico. Sì, cercalo. Non ho capito la domanda. Ale, se iniziassimo un nuovo ciclo di allenamento già adesso. Avrebbe senso? Beh, sì, kettlebell mi sembra che ne hai, un minimo di sovraccarico sì, quindi si potrebbe fare. E, avendo manubri da 10 kg l'uno, mi tocca fare serie cedimento, esempio 5 per max, e poi finire una serie AMRAP 10 minuti piegamenti, può andare? E ha più senso iniziare con la serie di... Se hai dei manubri vuol dire che hai dei dischi da qualche parte, i dischi 10 kg di manubri l'uno, hai 20 kg da caricarti su uno zaino e farti dei piegamenti, piuttosto che della floor press con 10 kg. Cioè, fatti dei piegamenti a terra, magari o tra due sedie, tra tre sedie, anche i piedi dietro sulle sedie, carichi 20 kg in uno zaino ed ecco che hai dei piegamenti decisamente più allenanti del resto. Vedete che vi fregate con i dettagli, cioè. Il modo per caricare c'è. Ho 50 kg totali, mi consigli di puntare sul volume o provare a legargli l'acqua per avere più peso? No, esatto, attaccali tutti a un cesto d'acqua e solleva quello. No, vedi, dai, con 50 kg sì, tipo tantissime varianti di affondi, tutto il resto te la cavicchi. Hai fatto fare un video per il propedeutico per la verticale? Sì, ho detto prima nei progetti, però diciamo che non mi ritengo così esperto di verticale da fare un video riguardo. Ciao Alessio, mi sono sempre chiesto se la perdita della curva del pistol squat fosse problematica. E guarda, 24-28 kg. C'è un conto secondo me, quindi mia personalissima opinione, un conto nello squat, vabbè, corpo libero, pistol squat a corpo libero, no, per definizione, perché non c'è proprio sovraccarico. Con un pistol con sovraccarico, però con un kettlebell da 24-28, cioè se la tua schiena non è in grado di assorbire 24 kg, secondo me è un pessimo segno, cioè ok che vanno mantenute le curve fisiologiche. Però, minchia, sono anche solo 24 kg, cioè significa che praticamente anche facendo 1 militro rischi che ti si spezzi la schiena. Il punto è che il carico secondo me è talmente basso che non c'è rischio di farsi male. Scusale, no, vabbè, no, era solo lunga da leggere come esempio, non è che ti devi scusare. Cosa mi consigli per sostituire le dip? Piegamenti a terra. E potrebbe essere valida su 4 giorni una split upper lower? Sì, se è fatta bene, assolutamente sì. Gamba a casa senza ghisa, pistol squat o varianti di affondi di vario genere. Scusa, non so se hai risposto. Per fare un bel volume, mantenere qualcosa di T o jump set? E boh, più è di T. Cioè, dipende come sono impostati, su che esercizi, di per sé non è che risolvano il problema, dipende come li imposti. Dopo un anno di allenamento, è normale aumentare 1 chilo a settimana i fondamentali? Boh, dipende. Di massimale, magari no, però sui chili allenanti sì, dipende dalla progressione che usi. Te l'avevo già chiesto, il libro rinviato come uscita. Sì. In questo periodo una buona frequenza, e no, ripeto, dipende dagli attrezzi che hai. Un upper lower solo corpo libero letteralmente fa abbastanza cagare, secondo me. Quindi se hai attrezzatura, sì, se fai upper, fatti solo piegamenti a terra 2 volte a settimana, no. Quindi dipende dall'attrezzatura che usi. In una progressione sul numero di ripetizioni, una volta fallita la progressione, torni indietro e riparti? Dipende da come è impostata la progressione.
così, è abbastanza enigmatico. Sapresti darmi qualche consiglio sull'elemento della resistenza alla forza? Sì, ma non adesso, perché praticamente abbiamo ancora più o meno una 40 minuti e ci vogliono tutti. Come rendere allenante un allenamento fatto con borse cariche d'acqua barattando l'acqua con dei chili? Provi un mondo stile Mad Max, vendi l'acqua per della ghisa e ti procuri dei bilancieri. Prova a fare un rematore ad un braccio con il TRX. Vabbè, faccio le trazioni a un braccio, quindi non mi spaventa il TRX a un braccio. Ciao Alessio, ho bisogno di un supporto morale. Stavo andando tutto bene, esiste, mi sono sfondato una spalla. Ottimo! E il supporto morale è che passa. Purtroppo so che ci si demoralizzi quando ci si fa male, lo so per decisamente una lunga serie di esperienze al riguardo. Ti consiglio di trovare un esercizio in cui non ti dia fastidio allenarti. Che ne pensi della citrullina pre-workout? Mai preso un pre-workout nella mia vita. Se escludiamo le Sacher, quelle non so se contano come pre-workout. Mi hai dato un'idea, zavorrando lo zaino, arrivando tipo da 40 kg, come mi rapporto per calcolare le percentuali e farci magari un lavoro di forza? È difficile avere una percentuale fissa perché nei piegamenti non è che sollevi il tuo corpo, sollevi tipo il 70-80%, mi sembra. Quindi puoi fare una progressione su 70% del tuo corpo più sovraccarico, però anche quello non è che lo sollevi tutto, cioè fai tuo peso più chili e da lì ti basi sul. Fai proporzioni. Sono una donna, carica più o meno 60 kg sugli squat in palestra. Il pista squat a corpo libero potrebbe essere un buon sostituto? Mi sembra un esercizio tosto. E sì, con 60 kg non dovrebbe essere un particolare problema. Quindi c'è solo da imparare a farlo. Ci vuole tempo, magari fai le versioni con box, cioè non è che bisogna per forza buttarsi giù a bomba sotto il parallelo, quindi è una questione di pratica, gradualità soprattutto, cioè l'importante è non farsi male. Dip presa più stretta, più larga, la differenza come la panca, cioè più stretta la lavora nei tricipiti, larga il petto. No, cioè quanto lavora nei tricipiti dipende da quanto scendi, cioè più tu chiudi l'angolo omero avambraccio, più devi estendere, quindi più lavora nei tricipiti, quello indipendentemente dalla presa. In teoria più è larga, più vai a lavorare di petto e in teoria anche dorso, se non ricordo male. Però sì, non cambia il coinvolgimento dei tricipiti, quello dipende da quanto scendi. Cosa ne pensi del metodo side barbell? Mi piace un sacco, quello sinceramente sì, l'ho rivalutato molto negli anni, anni fa era sempre, come dire, additato come cagata. Però applicandolo tanto negli esercizi nelle preparazioni, cioè in ambito preparazione atletica, l'ho rivalutato un sacco. Cheesecake come pre-workout? Ecco, cosa ne pensi della cheesecake come pre-workout? Quella è una domanda secondo me valida. È un ottimo pre-workout, dipende quanto prima la mangi. Se la mangi troppo a ridosso dell'allenamento e hai magari un allenamento pesante, c'è il rischio che ti ritorni su, specie se fai stacco. Però sicuramente è meglio della citrullina o di altri strani intrulli. Per quanto riguarda l'upper lower, io ho comunque un 80 kg da poter zavorrare in tipo trazioni. Ok. No, boh, ti dico allora, a corpo libero non lavorerei in upper lower. Decisamente no. Quanta pazienza dietro queste domande? In alcuni casi, concordo. Un allenamento per aumentare il numero di trazioni a sbarra? Google, un programma da non fare 2.0. È un mio programma pluritestato che so funzionare, quindi l'ho pubblicato parecchio tempo fa, però funziona, quindi
Programma da non fare 2.0. Domanda fuori dal coro, ma i chair, deadlift di Louis Simmons a cosa servono? Sai che non mi vengono in mente quali siano adesso. Forse è meglio, visto il nome. No, mi informo, me li guardo. Ciao, mi sto divertendo ad allenare i piegamenti e per ora sono arrivato a 20. Continuo ad allenarmi tutti i giorni per max rep o cambia qualcosa? No, vabbè, con i piegamenti mi porrei questo problema quando... Ah, riccia per caso, quindi immagino donna, no? Allora stavo già specificate perché se no non me ne accorgo. E, no, per una donna già non è un brutto numero, però no, potresti continuare ancora per max rep, magari sui 30, così ha senso introdurre qualche programmazione un pochino più specifica. Più che altro, se non vuoi fare programmi particolari, puoi pensare di alzare un po' i piedi, cioè rimani con i piedi a terra e cioè rimani con le mani a terra e alzi un po' i piedi, tipo le metti su un supporto di qualche tipo. Come alleneresti la propriocezione? Dipende dagli esercizi in cui vuoi svilupparla, cioè in che cosa devi essere propriocezionato. Ma gli visti ora, cioè fa uno stacco sumo da seduto sulla sedia. Ah, me lo ricordo. Però no, devo rinfrescarlo. Negli scaffali di te che manga hai sopra e sotto Project Strength? Allora, qua c'è One Punch Man, qui, e Slam Dunk, che però non si vede. Su c'è l'attacco dei giganti, che però sono fermo al 16, non sono più andato avanti. E poi fumetti vari, Marvel, per lo più. E qualcosa della DC? Ah no, quelli sono della DC in effetti, che anche quelli però l'avevo piantati lì. Preferisco Marvel, di gran lunga. Eccola, sì, me l'avevo superata. Allenare gli stand push-up può avere un buon transfer nella panca e nella military? E nella military sicuro, nella panca non ti so... Cioè, transfer come dire, miglioro nella main stand e quindi migliore di panca, mi verrebbe da dirti di no. La mantieni perché io sinceramente non ho più fatto per almeno un paio di mesi dip o cose di quel tipo e la panca non mi è scesa, quindi da quel punto di vista penso non ha transfer, ma almeno tiene. Ho seguito il programma da non fare ed ho letto le due possibilità di progressione sul lume. Aumentando il tempo, le rep, quale consigli? E beh, allora io preferisco di gran lunga quello aumentare il tempo. Aumentare la rep l'ho messa per chi si rompe magari i coglioni a fare troppo tempo di trazioni. Perché se non sbaglio finiamo a 20 minuti. 20 minuti di trazioni mi rendo conto possono essere un po' tedianti. Però secondo me è il metodo migliore. Cioè, fai molto più volume aumentando il tempo. Con che metodo ti alleni? Ikea di Bruce Lee usa nessun metodo come metodo, più o meno in quell'ottica lì. No, allora una scheda basata più o meno su un metodo di Ido Portal, ma nì, cioè poi me la sono modificata. Mi alleno 6 volte a settimana, soprattutto adesso che ho decisamente tanto tempo, faccio trazioni e spinta di qualche tipo, giorno A, giorno B, lever, planche, propedeutiche ovviamente, giorno C, gambe e poi ripeto. E verticali sempre, fondamentalmente. Stacco sumo, stacco regular, il fatto che uno faccia alzare più chili rispetto all'altro dipende dalle leve? Assolutamente sì. In linea di massima, la persona media, diciamo, solleva di più col regular, col sumo. Però dipende, non è scontato che sia così, quindi dipende da tante cose. In primis leve, stazza anche. Infatti, se fate caso, nessuno dei super ciccioni di 180 kg fa quasi mai sumo, perché proprio fisicamente non ci riescono, quindi dipende da tante cose. Anche quelli tanto alti, cioè non fanno sumo perché sarebbe una distruzione per le anche, tipo Aftor a fare... Buonasera, Aftor a fare sumo, non ce lo vedo, Eddie Hall neanche, quindi dipende. Persona normale, normo peso più o meno,
tendenzialmente più col sumo, però devi avere la mobilità per fare sumo. Dunque, oggi ho provato lo stacco con fermo al ginocchio, prendendo spunto dal tuo libro Shaco. Sì, ci sta, io odio i lavori con i fermi, però sì, sono validi, soprattutto se si hanno pochi pesi, come dicevo all'inizio della diretta. Tu come la pensi per le limitazioni in questo periodo? Ero in iper, mi alleno full body, come posso consigli normo quello che lo vi? Boh, dipende tutto da quanto ti alleni, cioè io non ero in iper, in cosa sono? No, sono sceso di calorie perché non ho fame, cioè, sono tutto il giorno più o meno seduto a una scrivania, neanche più vado ad allenarmi, per quanto mi alleni. Quanto mi alleni a casa, sto in ippo, faccio anche ciclette, cardio, perché sennò veramente mi rompo tanti coglioni. Mi sono ridotta a far cardio, cioè da questa situazione ne uscirò tiratissimo, secondo me, perché non guardo serie TV sulla ciclette per passarmi il pomeriggio. Se volessi consigli da zero, cosa hai da darmi? Questo. C'è scritto tutto. Ciao Alessio, qual è secondo te il metodo migliore su nello stacco per percepire la spinta dei piedi? No, sentire i piedi, stiamo parlando di quello. Mi state davvero chiedendo come sentire i piedi? Ragazzi, non vi ho insegnato nulla in questi temi. Perché Progestente hai messo 100 pagine circa l'esecuzione di squat panca stacco nonostante sia un libro di metodi di forza? Non ti è andata giusta cosa, cioè me lo chiedi ogni volta, che problemi hai? Cioè, un libro di forza, ti ho scritto come fare gli esercizi di forza. Cioè, la domanda che dovresti farmi è come mai hai messo 100 pagine su come si fa una torta? Quello sarebbe fuori luogo, ma squat panca stacco non capisco perché ti turbi così tanto. Cioè, come mai hai messo 100 pagine di punto croce? Cazzo, non c'entrano niente con Project Strength, però minchia, come fare squat panca stacco credo sia un tantino rilevante, sai? Quanto conta la forza dell'addome per imparare la verticale libera? Nota che mi alleno in arco. No, tantissimo, tantissimo. Senza addome è molto difficile mantenere la posizione. Quindi, cioè, lo impari facendolo, però non è che devi avere chissà che skill particolare per dire faccio la verticale. Cioè, non è che devi fare l'L-sit, non è che devi fare la big well completo, non c'è un requisito particolare, lo impari facendolo. Piano piano, imparando la verticale, impari anche come sentire l'addome e ti comporti di conseguenza. E questo. Cioè, tutto qua. Cioè, magari perdi a livello ombrale perché non hai proprio eccezione a livello d'addome, non perché l'addome è debole. Cioè, imparare a stare nella posizione corretta è una cosa, però si tratta semplicemente di anterovertere il bacino, no, retrovertere, che cazzo dico, scusate. Complimenti per il libro, grazie, grazie. I pesi bloccano la crescita e solo se ti ammazzano, quindi rimani sotto 200 kg di squat, muori, ti bloccano la crescita. In alcuni dei miei video americani succede, quando caricano troppo nello squat e si accartocciano nel multipower, mi sa che a molti si è bloccata la crescita. Per persone normali no. Non più di quanto il nuoto non faccia diventare più alti o il basket faccia diventare più alti, quindi. Consiglieresti Project Strength per applicare la calisthenics, dips, trazioni, eccetera? Sì, me lo chiedete in tanti? Assolutamente sì. Cioè, sono metodi, non è che tolto qualche metodo. Che so, per la panca, cioè l'idea del metodo per la panca la puoi applicare tranquillamente alle dip, non è che c'è un metodo che tu puoi applicare solo a squat panca stacco, cioè i metodi per lo stacco lo puoi applicare alle trazioni, il metodo boh, per i military lo applichi alla panca, cioè è un libro, l'idea era perlomeno di scrivere un libro di concetti, di idee, e le idee le applichi agli esercizi che vuoi. Non è preclusivo fare squat panca stacco, anzi, cioè, ad esempio, le progressioni di molti lavori di trazioni sono programmi classici di powerlifting. L'importante è l'idea, non a cosa viene usato.
Full body o upper lower? Perché scegliere? Un periodo uno, un periodo l'altro. Questa è la risposta più intelligente che posso darti. L'altra è quello che ti piace di più. E con la verticale mi sta venendo un dolore al polso. È normale. Purtroppo è normale. A periodi ce l'ho avuto anche io. Poi ti abitui o ti cade il polso. Però questa opzione capita di rado. Consiglieresti Roger Strength? Ah, già letta, scusate. Pesi che bloccano la crescita. Quanto si può guadagnare in max rep aumentando la forza? Beh, è tutto una questione di proporzione, cioè più alto il tuo massimale, più ripetizioni fai con un dato peso. Quindi, che so, se tu fai una 30 kg di zavorre di trazioni e pesi 70 kg, il tuo peso corporeo è il 70%. Se tu fai 60 kg di zavorre, il tuo corpo è il, non mi ricordo, sicuramente molto di meno del 60%. Quindi è ovvio che più diventi forte, più il peso del tuo corpo scende, più fai ripetizioni, indipendentemente dall'allenarlo in modo specifico o meno. Esercizi migliori per il petto alto? Flessioni clavicolari, diciamo, o panche inclinate varie, o comunque quello che conta per il petto alto è la presa stretta, quindi basta in teoria una panca presa stretta, chest press, presa stretta, tutto quello che ha presa stretta. In un calciatore, secondo te, inserire una settimana nel periodo di campionato lavori di forza massima e lavori di forza esplosiva, questo è un buon approccio? Ma secondo me bisogna vedere cosa si intende per lavori di forza massima, però un minimo di forza sì, programmi in ottica powerlifting con test massimale, secondo me non serve a niente a un calciatore. O ad altri sport di squadra, da campo, diciamo. Esercizi da fare per glutei con poco carico vista la situazione, hip thrust, monolaterali, dei gran circuiti di glutei, tipo fai thrust alternati, poi lo fai con entrambe le gambe, puoi farlo in versione frog con le gambe unite. Però sì, purtroppo alte rep, che però ho visto anche i glutei, rischi di passarci la giornata a fare hip thrust con poco peso. Usare i programmi per le trazioni per l'endurance sulla panca? Ah, beh, no, perché minchiata, c'è un programma per dire quello che dicevo prima, programma da non fare 2.0, se vuoi migliorare di max rep lo puoi applicare tranquillamente alla panca. Ma tutti quelli che si allenano con le bottiglie perché non si dopano e basta, non ci rompono più il cazzo? Mi limito a un sì. Pensi che una programmazione di powerlifting possa tornare utile per un lottatore di MMA? E come dicevo prima. Ah no, scusa, sembra, ho letto, sembravate con la stessa foto, ho detto perché ci sono due nomi diversi. No, scusa. Deliri delle 9:30. Sì, però secondo, cioè a un lottatore secondo me non è che gli serve nello specifico avere un massimale più alto, gli serve, mi si è attivato il filtro notte, scusate, che lo tolgo. Non è che gli serve avere il massimale più alto, cioè non è che un lottatore fare 120 di panca gli cambia piuttosto che fare 130, gli cambia nel momento in cui si allena in generale con carichi più alti, però non c'è solo la forza massimale, per quello parlavo del West Side prima, cioè soprattutto magari uno che fa lotta, uno che fa sport, che ha bisogno di un minimo di reattività. Lì sì che ha senso, secondo me, fare tutti quei lavori esplosivi alla West Side con 60-70% fatti il più velocemente possibile. Quindi, secondo me, a un lottatore o a gran parte degli sport, farli fare, e negli anni la pensavo diversamente, quindi è il ferlito pensiero a marzo 2020, questo, gli serve molto di più fare tanti lavori diversi, stile coniugato, piuttosto che una programmazione che gli fa fare un massimale. Esercizi per i bicipiti a corpo libero, trazioni, cioè, purtroppo quello è. Cioè, io sono un fervente odiatore di tutti quelli che devono, cioè,
Tu ti alleni a corpo libero, allora devi fare bicipiti a corpo libero. No, cioè, manubri, ti prendi un paio di manubri, ti fai bicipiti con manubri. Se non hai manubri, cosa possibile in questo periodo, fai più trazione. Però è sempre meglio che fare strane varianti di remate che secondo me hanno poco senso. Grazie mille, è sempre un piacere, figurati, grazie a te. E optare invece per affondi bulgari hip thrust mono con ISO. E sì, no, ora c'è il libro di Brad Contreras che per carità, detto onestamente, io l'ho preso 30 euro per il libro, quello no. Però in quel libro ci sono tante idee su come allenare, sto parlando dell'ultimo che ha scritto, quello allenare glutei senza sviluppare i quadricipiti, una cosa di questo tipo. Ci sono tante idee per allenare i glutei, quello glielo concedo. Nel concreto non so quanto funzionino, però idee sicuramente ne dà. Aggiornamenti sul nuovo libro, è toccato un tasto dolente perché stavo per rifare un sito dedicato anche all'allenamento corpo libero e per assurdo sarebbe stato molto utile in questo periodo, porca di quella puttana, scusate. Però credo che ne farete a meno per qualche mese ancora, sperando che non serva più così tanto. O sperando che molti si siano appassionati a corpo libero per poi passare definitivamente a quello quando tutto questo sarà finito, spero presto. Però no, tutto doveva passare attraverso un sito che è in elaborazione. Anche il mio stesso nuovo sito sto aspettando di rifare, cioè ci stiamo lavorando per rifarlo, quindi è un attimo tutto in stand-by e purtroppo è capitato lo stand-by nel momento sbagliato. Arrivato una straddle planche, non riesco ad andare oltre. Benvenuto. Già tanto straddle, quindi complimenti, sei decisamente più avanti di me. Se vuoi applicare una programmazione di forza per il gesto specifico, cioè con i lavori isometrici, secondo me è difficile applicarci progressioni di forza. Ha più senso fare più volume, magari o con la skill precedente o tenere quella ma aiutarti con degli elastici, cioè io mi sono aiutato tantissimo però nel front lever, che certo non è difficile come una straddle planche, mi ha aiutato tantissimo fare lever con elastico, cioè alleggerire sempre di più l'elastico per riuscire a migliorare in quella, è la cosa che mi ha aiutato di più, cioè ogni volta che chiudevo, che so, 5 serie da tot secondi provavo a scalare l'elastico, cioè questa è la progressione base che uso io per dire. In ottica di pull up zavorrati inseriti in circuito CrossFit 21-19, consiglio. Non potendo chiudere le serie unbroken, quanto va a far tenere? No, vabbè, visto che si tratta di 21-15-9, quindi effettivi 3 set, non ti dico di andarci a cedimento, ma buffer 1, buffer 2 dovrebbe bastare. Anch'io la prima volta che ho fatto un 21-15-9 non ce l'avevo 21 di fila e mi fermavo un paio di buff, cioè le facevo unbroken fin dove potevo, poi quando sentivo che dovevo restare appeso per andare oltre, mollavo, recuperavo un attimo e continuavo. Ale, da almeno 3 anni non aumento il massimale allo stacco. Non bene. Ad un certo punto, 6 settimane di perdo la schiena. C'è secondo te qualcosa che devo controllare su cui mi devo concentrare maggiormente? Sulla schiena. Cioè, c'è da capire, evidentemente la schiena è un tuo punto debole, dobbiamo, cioè dobbiamo, devi, lavorare magari, lavorare di più sul punto debole. Cioè, se tu continui a fare magari solo stacco e non ti fai anche una buona dose di complementari, rischi di rimanere sempre infossato lì, cosa che sta succedendo. Quindi ti consiglierei di capire perché sei sempre piantato lì. Dopo lo studio riguardante squat e hip thrust, il povero Contreras come farà? In realtà, scusate, bevo, so che si sente che bevo, però mi sto disidratando. Non riuscivo più a parlare, scusate. E no, in realtà dipende un attimo come leggerlo quello studio. Cioè, da un lato è ovvio che che lo squat sia meglio dell'hip thrust per glutei, cioè fa il triplo del ROM.
è il tipo del tut, cioè più tempo sotto tensione, più lavoro muscolare, per forza di cose è un esercizio migliore. Però dimostra, a parità di volume è il problema, prima cosa, quindi se tu fai 4 serie di hip thrust e fai 4 serie di squat, tra i due migliori più di squat. Il pregio dell'hip thrust è che secondo me puoi lavorarci il triplo rispetto allo squat. Quindi, cioè hanno confermato che a parità di volume lo squat è meglio dell'hip thrust, però bisogna un attimo vedere se tu fai il triplo di lavoro di hip thrust, quanto effettivamente migliore no. Anche perché nelle donne c'è sta fissa che guai a migliorare i quadricipiti, quindi non ha fatto anche di nuovo che confermare che se tu non vuoi far crescere il quadricipite devi fare solo hip thrust. Quindi, sì, da un lato ha dimostrato che lo squat è meglio, però è come al solito uno studio parziale, cioè il brutto di questi studi scientifici in ambito fitness, che da un lato non sono scientifici, cioè io odio definirli studi scientifici perché mi sembra un po' ridicolo parlare di scienza parlando di squat hip thrust, cioè non ce lo vedo Piero Angela a parlare di hip thrust. Dall'altro sono sempre tutti molto, non dico falsati, perché non è che sono falsati, però fai un po' del tuo meglio per far uscire i risultati che vuoi, cioè è ovvio che se tu paragoni lo squat e l'hip thrust a parità di volume vinca lo squat. Quindi andava un attimo fatto un ragionamento su, che so, fai il doppio di volume sull'hip thrust, togliendo lo squat che ha fatica, cosa succede? Quello era interessante, però sono anche studi che non puoi fare. Ciao, sempre top. Si dice sempre che la forza non fa ipertrofia, ma vedo su di me gli altri che la scheda di forza tendono sempre ad ingrossare. Qual è il tuo punto di vista? Allora, si dice sempre che la forza non fa ipertrofia. È complicato come discorso. Da un lato ci può stare che la forza passi solo attraverso un'ottimizzazione dell'unità motorie. Cioè, lo scopo stesso dell'allenamento della forza dovrebbe essere quello di ottimizzare talmente tanto le unità motorie che tu non hai quasi guadagno ipertrofico, nel senso tu passi da reclutare, numeri a caso, il 30% dei tuoi muscoli a reclutarne il 50%, quindi tu sviluppi semplicemente quello che hai. Quindi, da un lato, sì, può succedere, specie se lavori a rep basse. Non è che fare triple sia particolarmente ipertrofico. Dall'altro, se tu programmi senza considerare uno sviluppo ipertrofico di qualche tipo, quindi tanto volume, ti stai allenando a metà. Quindi la forza non fa ipertrofia, vero, però l'ipertrofia serve tanto alla forza. Mettiamola così. Cioè, l'idea che si è sviluppata negli ultimi anni che tu facendo powerlifting diventi grosso come uno che fa bodybuilding al netto delle punturine, è una cagata. Cioè, secondo me è stata una cosa che è servita a vendere il powerlifting per un determinato periodo, bene, ci siamo divertiti, l'abbiamo venduto, però nel concreto tutte le scuole del mondo di powerlifting quando devono fare ipertrofia applicano concetti del bodybuilding. Quindi ci sarà un motivo. Che non è niente, cioè, non è niente di sbagliato. C'è un range più ipertrofico che è quello dal 70 all'85% circa, perché ti permette di fare 70-80 più che altro. Facciamo 60-75, andiamo ancora a ribasso. Che ti permette di fare un buon volume senza stressare troppo il sistema nervoso. Mi viene da starnutire da mezz'ora, non ci sto riuscendo, quindi scusate. E vedrò di starnutire nel gomito nel caso, anche se sono da solo in casa. Cosa ne pensi del metodo di Deo di utilizzare la zavorra con elastico? Ok, grazie mille, sei sempre super top. Grazie a te. Sì, zavorra elastico a occhio, maledetto starnuto, sto per impazzire, giuro. Scusate. Può sembrare un po' una assurdità, elastico e zavorra. Però in realtà è utile in molte cose perché prima cosa dipende dagli esercizi. Cioè, l'altro giorno sono riuscito a vedere, l'altro giorno, ahimè, un po' di tempo fa, sono
Sono riuscito a vedere in palestra uno che stava imparando le trazioni con la zavorra, ma con l'elastico perché era un corpo libero e non riusciva a fare trazioni. E lì ero un attimo incuriosito. In esercizi più complicati ha senso perché è difficile graduare bene il peso utilizzato, quindi sì. Cosa ne pensi di corsi FIPE? Oltre a quello voglio seguire anche quello del project. Non ho fatto quello FIPE. Dovevo farlo anni fa, poi non sono andato perché sennò finiva che non mi laureavo più. E no, in teoria dovrebbero essere validi. Non ho mai recensioni bruttissime, non ne ho mai sentite, quindi ben venga. Poi, come tutti i corsi, non so quanto valore abbia poi sul pratico quello CONI. Però no, sicuramente dovrebbe essere valido. Però davvero non l'ho fatto, quindi parlo per sentito dire. Inserire una seduta di stacco per chi fa sumo con l'elastico. Quindi inserire una seduta di stacco con elastico per chi fa sumo. Overloading, sì, assolutamente. Cioè, l'overloading è uno dei metodi che preferisco. Mi è sempre piaciuto fare panca, squat con elastici. Stacchi meno perché quando facevo stacco non avevo l'elastico a portata. Però l'overloading è uno degli approcci che mi piace di più. Con catene, molto più che con elastico, perché l'elastico ti cambia un po' traiettoria, ti dà una sensazione diversa. Però, perché no? Sì. Molto west side, però aiuta perché ti fa tenere in mano chili pesanti in chiusura, ma non te li fa tenere in partenza, quindi è meno stressante rispetto a caricare secco un 90%. Primo livello 10 punti, snacks, ti dà la possibilità di seguire la certificazione a Nasca. Sì, no, quello lo sapevo, però no, appunto dipende. Certificazioni, secondo me, al momento attuale dipende tutto da cosa ti serve, da cosa vuoi fare. Cioè, non è tanto che programmazione ti, che argomento ti, cioè, è tanto più che argomento ti interessa che quello che vuoi fare, perché sul concreto un corso vale l'altro, a livello legale, intendo. Dipende dal curriculum che vuoi farti tu. Cosa ne pensi di kettlebell? E non è che ci sia molto da pensare sui kettlebell, sono un peso. E no, odio la versione dell'uso dei kettlebell che prevede usarli per la forza massimale. Senza fare nomi particolari, però diciamo che ci si può arrivare a cosa mi riferisco. E l'apprezzo molto nel Ghillie Sport è quella che è la loro funzione, cioè un kettlebell da 40 kg, per quanto tu ci possa mettere buona volontà, non ha senso usarlo per la forza massimale. Se vuoi fare un buon lavoro con un kettlebell è endurance, quindi tante tante rep. Quindi preferisco il Ghillie Sport. Comunque per passare l'esame orale del secondo livello ho studiato anche sul tuo libro. Ah, grazie, cavolo. Ottimo. Quando arriviamo da un lungo stop, quando arriveremo da un lungo stop, no, beh, scherzo. Ha senso allineare prima sul volume e poi su intensità e dopo 2 o 3 settimane fare un test? E no, se arrivi da un lungo periodo di stop, farei una lineare solo sull'intensità, cioè parti da un 5x5 con un peso più o meno discreto e sali nel corso delle settimane. Dipende da quanto è lungo lo stop, perché ci può volere una settimana per recuperare, così come molto, molto di più. Dato che in questo periodo mi dovrò allenare con l'elastico, volevo chiederti cosa ne pensi di un allenamento in cui do molta importanza al focus nel movimento? E no, come dicevo prima, dipende da cosa devi farci con questo elastico. Cioè io nell'ordine di cose da favorire farei corpo libero, se proprio dobbiamo, elastico, no, bottiglie d'acqua. Vabbè, bottiglie d'acqua le lasciamo via. Però il focus secondo me dovrebbe essere
Corpo libero, tutto quello che non puoi fare a corpo libero lo fai con mezzi di fortuna. Quindi, che sono, riesci a fare trazioni, ti inventi una variante di rematore con elastico che non preveda di sradicare il calorifero dal muro. Però focus, corpo libero, elastici e tutto il resto. Cosa ne pensi del CrossFit, quello che si pratica intorno alla braccia terrestre? Noto che sto migliorando tanto resistenza, abitudine allo sforzo, ma massa muscolare rimane invariata. Sull'ultimo concetto purtroppo non avevo dubbi, visto tanto carico, no, ho visto tanti ragazzi, anzi a livello di massa muscolare in realtà peggiorare. Quello che si pratica nella maggior parte delle palestre non è che io lo apprezzi particolarmente in realtà, perché è quasi sempre un'ottica troppo, troppo commerciale. In generale, invece, è una disciplina. A me non piace perché odio fare le cose di corsa, però non è una brutta disciplina. 5x5 di ripeto, classico e intramontabile. Diciamo che almeno una volta va provato. Piuttosto che comprarsi sbarra per trazione TRX, non sono meglio gli anelli? Meglio, non c'è mai un meglio, secondo me. Piuttosto che TRX, meglio gli anelli, sì. Però la sbarra per trazioni, se è una sbarra valida, ci fai le stesse cose più o meno degli anelli. Sbarra con appesi gli anelli, perfetto. Cosa preferisci? Powerlifting, bodybuilding o calisthenics? Nessuna delle tre, sinceramente, visto che non ne pratico nessuna delle tre. Quindi se preferissi qualcosa, lo farei. Lavorare sull'endurance aumenti sull'ipertrofia? Sì. Tendenzialmente sì, anzi, visto tutto il lavoro metabolico che fai, più del lavoro abbasserebbe sicuramente. Trazioni orizzontali con il tavolo vanno bene? Sì, purtroppo in alternativa di altro, sì. Il Covid ha interrotto il mio 5x5 a metà. Dopo ero in programma 3x3 a salire. Pensavo di iniziare 3x3 facendo la prima tripla col peso dell'ultimo 5x5, che dici? E dipende quando ricominci. Se sei fermo da 2 settimane, no. Visto che saremo tutti fermi per più di 2 settimane, decisamente no. Cioè, riparti da parecchie settimane indietro. Cioè, se parti a bomba, non ce l'hai assolutamente, anche solo che di sistema nervoso, non che tu debba aver perso per forza chissà quanti muscoli, ma di sistema nervoso sicuramente hai perso il feeling col carico. Quindi non partirei come se nulla fosse. Sì, purtroppo riprendere per molti sarà un grosso problema. Ora, scherzi a parte, so che non sarà proprio una cosa immediata riprendere quei chili, per quanto uno si alleni magari anche a corpo libero, di sistema nervoso sicuramente almeno un paio di settimane per riprendere i carichi ci vorrà. Se poi uno è stato fermo, ancora peggio. Scusate la franchezza, però bisogna mettere in conto anche questo. Quanto è utile fare dei lavori in tenuta tipo back squat in tenuta sotto il parallelo per proprio secondi? Utile. Quanto? Non te lo so dire, però se tu hai problemi in basso è sicuramente utile. Ho visto il video dove spieghi l'allenamento a casa, lo consigli tutti i giorni, tutti gli stessi gruppi muscolari? Beh, allora, prima cosa, quando si parla di allenamento tipo corpo libero non ragionerei per gruppi muscolari. Cioè non è che alleni il petto. Alleni la spinta, alleni la trazione, alleni le gambe. Detto questo, sì. Cioè, secondo me col corpo libero ci si può allenare senza problemi tutti i giorni, senza aver paura di far troppo. È tanto diverso come approccio rispetto a quello con i pesi classici. Secondo me tenere anche 7 su 7, cioè è più probabile che ti rompi le palle piuttosto che ti rompi. Cosa ne pensa al project delle idee del dottor De Pascalis? Boh. Discutiamo di altro di solito. Oh, finita la diretta. Allora, non l'avevo visto. Dunque, no, vi saluto e vi ringrazio per aver partecipato.
Caricherò la diretta su YouTube, oltre a lasciarla qui su Instagram e niente, quindi grazie a tutti e come sempre ci vediamo direi mercoledì prossimo con una nuova diretta, quindi grazie ancora e buona serata a tutti.